Ma la voce di Phil Collins, questa Genesis. Genesis, come qualcuno li ha citati o raccontati qualche tempo fa. Va bene, ho dato un bacio a Perugina. Anche a me. Vuoi sapere cosa c'è scritto? Ah, ti prego. La felicità porta fortuna. Caspita, no, ma profondissima proprio. Vi ringrazio per aver offerto anche a me, a DJ Carmine. Con DJ grazie Carmine. Mille, grazie. E noi invece con i ragazzi di Teo Lombardia siamo dall'altra parte. Non mangiare arrivato... i baci per Perugina. No, perché mi sono spogliato, perché Pompidou è arrivato qui, poco fa, ha detto, oh, posso darti un bacio? No, adesso lo comincio a fare di nuovo. Cioè, ho detto, Pompidou sarà un maniavantista nel senso letterale del termine, invece no, ha dato i baci per Perugina. Così un bacio un po' più non è il caso. Magari. Va bene, bentrovati, 18:39 minuti, vi ricordo che oggi finiamo alle 20, non alle 19, alle 20, anche perché appunto c'è la trasmissione Andate a lavorare, avete rotto il calcio. Oggi c'è già tutta mezza redazione di Telelombardia qui e l'altra che invece sarà al telefono, più ospiti che naturalmente sono qui. C'è la telefonata dell'ascoltatore, pronto? Pronti? Chi parli? Con chi parlo? Dunque, questa è... non capisco, c'è un ascoltatore che si palesa come uno sponsor, ma io non... Non ci credi. Senti una cosa, stiamo sentendo, no, il bigliettino dei baci Perugina che ha letto la ragazza. Ho fatto una pubblicità che non dovevo fare, Daniele? No, perché no? Mi piaceva il bigliettino che letto alla rovescia sembrava qualcosa tipo dei sorteggi dell'Inter di oggi. La fortuna porta molta felicità, esatto, vero? Esattamente. Ecco. Certo. Vedi? Sì, no. cos'è che diceva la vita è bella se la guardi con gli occhi grandi dell'ottimismo. Mamma mia, mi viene, guarda, la pelle d'oca. L'ottimismo è il profumo della vita. Certo, esatto. Poi facciamo una bella cosa, andiamo a scrivere queste cose su Facebook, ci apriamo un bel dibattito anche su che io, bello che visto che... Invece impazza il dibattito su Facebook per sapere chi saranno le grandi modelle che saliranno sul palco dopodomani del Centro Commerciale Globo insieme al sottoscritto e a Gaia Brunelli per presentare i vincitori del torneo. Hai delle news? Ci sarà la Canalis, questo lo sappiamo. Belen non ha detto che non ce la può fare, quindi chi sono le altre? La Marcuzzi forse? Guarda, sinceramente sono sorprese che scopriranno chi verrà domenica al Centro Commerciale Globo. Ecco, questo diciamo è... che saranno bellissime. Forse. Saranno bellissime, ma questo lo so. Una perché già lo so. Una già lo so. Lo ricordiamo l'appuntamento allora che c'è tra noi e voi, visto che per una volta non ti ho fatto una mega presentazione solenne, per una volta. Ma sì, oggi lo profile perché già ci vediamo domenica, dovrò fare praticamente... Tanto tu salirai sul palco, questo lo sai, sì. Lo sai che a me non piace salire sul palco, che mio... Allora, Daniele, io non voglio prendermi dei meriti laddove comunque io li ho, oggettivamente. Ovviamente li hai sempre. Certo, io li ho sempre. Ma io ti vorrei far notare che tu eri la stessa persona che diceva no, la diretta io... Non la voglio fare. Ecco, allora, se tu mi dai retta, vedrai che non solo tu salirai sul palco, ma tra 3 mesi, quando noi saremo arrivati ormai a un grado di conoscenza elevato e sarai sempre in onda... Ti piacerà. Non solo ti piacerà, ma addirittura salirai sul palco, prenderai il microfono e ti farai spogliare dalle ragazze a modo di striptease. Addirittura. E la gente guarderà e dice, ma chi è quello che la fa? È il direttore marketing, Centro Commerciale Globo. Ti farà licenziare, ma sai che soddisfazione, insomma. Sì, no, lo sappiamo. Senti... Ne parliamo domenica. Raccontiamo esattamente cosa accade domenica. Ecco, domenica alle ore 18:30 ci sarà la festa di premiazione di tutti i vincitori del Milan Globo Park nel mese di febbraio. Ci sarà questa festa in cui voi sarete presenti, sarete i protagonisti, i co-protagonisti della giornata. E ci saranno, a parte delle bellissime modelle, due personaggi simpatici che sono Milanello, che è rappresentativa del Milan, e poi avremo il coniglio Up, che è il protagonista del cartoon della Universal che è in uscita nei cinema. Ecco. Quindi sono sorprese gradite anche per un pubblico più piccino, anche perché gran parte dei premiati saranno appunto anche dei bambini, perché ricordiamo che la categoria iniziale per iniziare a giocare parte dal 2005, per poi arrivare anche a tutte le persone che sono di un'età superiore ai 17 anni, per poi raggiungere anche dell'età notevolmente superiore. Quindi noi saremo lì, tra l'altro noi già nel pomeriggio, perché avremo la possibilità di riprendere anche le persone che andranno a giocare nell'acquario. Le vedrete poi le immagini all'interno di Telemilano, vedrete proprio i filmati che mostrano insomma come si gioca, se per caso volete studiare prima le gabbie / acquari. Per capire i segreti. Ottenere i migliori punteggi. Eh sì, ricorderemo che sul sito internet del Milan Globo Park, lo ricordiamo, è milanglobopark.com, comunicheremo non solo gli orari di
visione della trasmissione su Tele Milano, quindi i giorni precisi e gli orari. Sì. Faremo vedere anche tutte le fotografie della premiazione per chi non avrà la possibilità di vederla in televisione. Risposta esatta, direi che hai. Sai quello che devi dire. Sai quello che devi. Iniziamo a essere esaustivi. Abbastanza, sai già quello che devi. E noi avremo sul palco un sacco di gente, perché ripeto, tra le nostre hostess, App, Milanello, i vincitori delle varie categorie. Ricordiamo, sono tre per ogni categoria, abbiamo 12 categorie, quindi ci saranno 36 premiati. Sì. E ricordiamo, così almeno tutte le persone che ancora oggi non conoscono quali sono i premi che possono essere ottenuti giocando gratuitamente, perché ricordiamo anche che le aree sono gratuite. Sì. Quindi si possono giocare gratuitamente quante volte si vuole. I premi per la categoria di febbraio sono la maglietta, i primi classificati, la maglietta ufficiale del Milan autografata da Pato, i secondi classificati vinceranno il pallone del Milan autografato da Pato e i terzi vinceranno i biglietti per la partita Milan-Sampdoria. Due biglietti cada uno, primo anello arancione, quindi sono premi di valore importante. Sì. Dal punto di vista economico. Sì. Ma anche simbolicamente, perché beh, è un motivo in più per poi fare la Milan Globo Card, che tra l'altro si fa alla reception del Milan Globo Park. Che è situato al primo livello del centro commerciale all'interno del Globo Gioco. Fondamentalmente si salgono delle scale, lo dico perché magari qualcuno non le vede. Dovete salire le scale, no? Perché le scale mobili. Sì. Ovviamente c'è una mega giostra bellissima. È vero, ecco, esatto, bravo. Dai riferimento a quello, che se no uno non lo trova. Siccome il centro è appena un po' piccolino, c'è una giostra enorme. Sopra trovate appunto Milan Globo Park. Il Milan Globo Park, che è molto visibile. Ricordiamo che questo weekend inauguriamo anche la mostra del Milan, che diventerà una mostra il museo, fondamentalmente. Il primo trofeo che avremo in esposizione sarà... Hai ripreso ad andare come ieri in macchina, per caso? No, perché ti sentiamo esattamente come ieri da adesso. Sembra sott'acqua. Mi sentite meglio? Adesso sì. Ok. Mm. Sarà il trofeo la Coppa Italia Continentale. Sì. Più tutta una serie di altri trofei e magliette ufficiali, mi sembra. Guarda Daniele, fai conto come se l'avessi detto, non abbiamo capito niente di quello che hai detto, ma siamo sicuri che l'hai detto. Va bene. E quindi niente. Ci saranno diversi cimeli importanti, sì, unici, originali, dove il fiore all'occhiello è proprio questa coppa. Ma scusa, i manufatti dov'è che si vedono? All'interno del centro del Milan Globo Park? All'interno del Milan Globo Park ci sarà quest'area, okay, che sarà dedicata proprio al museo. Molto bene. Che varierà nei contenuti ogni mese. Molto bene, allora poi ovviamente questa è un'occasione anche per andare non solo a giocare, ma per andare a vedere un po' quelli che sono i manufatti legati alla storia del Milan. Daniele, poi diamo appuntamento a questo punto ai nostri ascoltatori, a che ora è inizio la premiazione, ricordiamolo. Allora, la premiazione inizia alle ore 18:30, domenica 20 marzo, quindi questa domenica. Il riferimento diamo la piazza di questa grande giostra, che si chiama Piazza delle Colonne, ingresso 5 del centro commerciale. Il centro commerciale Globo, ricordiamo a tutti, è in via Italia 197 a Busnago, in provincia di Monza Brianza. Diamo l'indicazione autostradale che è l'uscita a Trezzo sull'Adda, autostrada A4, Milano Venezia. Va bene, perfetto. Io ti ringrazio Daniele, l'appuntamento con te è ovviamente per domenica. La gente, pensate, avrà la possibilità di vedere dal vivo il vero Daniele D'Orazio. Ecco. E credo appunto che questo sia motivo di vanto per noi che ti conosciamo. Io posso dire che ti conosco anche di persona. L'hai toccato? L'ho toccato, di soltanto la spalla, chiaramente. Ovviamente, certo. Che tre guardie del corpo lo circondano. Ma infatti non si lava da un mese quella mano. Bene, infatti. È benedetto ormai. Si vede anche, esattamente. Infatti, guarda, rimane pulita nonostante io non la lavi da un mese. Incredibile. Un miracolo. Toccate anche voi Daniele D'Orazio, o donne, ecco, e uomini. Con i lividi, Daniele, uscirei con i lividi. Ti ringrazio Daniele, ci vediamo domenica tutti quanti allora. Vi aspettiamo, ciao. Ciao Daniele. E quindi l'appuntamento è per i nostri ascoltatori, insomma, al Centro Commerciale Globo, dove appunto ci saranno le premiazioni, sarà anche un'occasione per conoscerci, vederci vis-à-vis, così quant'altro.